Ciao a tutti amici di tecnologia su misura.net e benvenuti in quest'ultima parte della serie su come configurare la propria stazione multimediale. Approfitteremo di quest'ultima parte per proporvi le nostre ultime considerazioni sulla nostra configurazione. Come potete vedere abbiamo già collegato il nostro computer alla televisione del salotto con XBMC già attivato. E sarebbe interessante approfittare di quest'ultima parte anche per proporre un confronto con la Western Digital TV Live, che è un piccolo apparecchio che abbiamo già recensito e che potete vedere da questa immagine. Naturalmente il modello che abbiamo qui a disposizione non è lo stesso che abbiamo recensito in uno dei nostri video precedenti. È un confronto interessante perché appunto, sebbene la Western Digital TV Live sia molto più compatta, il nostro computer ci permetterà di avere una potenza di calcolo superiore, quindi di supportare frame rate ben più alti anche con file più pesanti. Inoltre è anche da sottolineare che, avendo recuperato tutto quello che avevamo, non abbiamo speso assolutamente soldi, ma soprattutto, anche se magari avessimo comprato un case o una tastiera wireless, ancora meglio un telecomando wireless, avremmo speso comunque meno che l'accoppiata Western Digital TV Live e hard disk. Infatti la spesa si aggirerebbe intorno a circa 150 euro, mentre un case e una tastiera wireless costerebbero una cifra inferiore ai 100 euro. Questa è l'interfaccia di XBMC, ma adesso switchiamo e vi facciamo vedere l'interfaccia della Western Digital TV Live, che è su HDMI 2, mi sembra. Muoviamo un po' che è andata in standby, ma come potete vedere l'interfaccia è davvero molto simile. Questa è la versione software vecchia, naturalmente quella nuova è un po' più piacevole, ma le funzioni sono sostanzialmente le stesse. E c'è anche da sottolineare che, oltre naturalmente ad avere la possibilità di accedere alla nostra libreria multimediale col computer, potremo utilizzarlo normalmente come un desktop. Adesso, appena mi sono sbagliato la presa, che non era su HDMI 2 ma era su PC, ecco qua. Naturalmente noi potremo prescindere dal nostro media center, adesso usciamo, exit, e potremmo usare il nostro computer come un computer assolutamente normale, quindi anche usarlo per la navigazione magari. Quindi basterà, adesso facciamo, perché non abbiamo il mouse collegato, quindi facciamo tutto la tastiera, quindi Firefox e tecnologia su misura. Beh, tutto questo non solo per mostrarvi la versatilità di passare da una configurazione media center a una desktop, in modo da avere tutte le esperienze del caso, come ad esempio la navigazione web, ma è anche per mostrarvi l'ultimo appunto che desideriamo proporvi, cioè è che non abbiamo potuto inserire nelle nostre parti del nostro tutorial, perché la scheda madre di cui siamo in dotazione non supporta questa funzione. Comunque pensiamo che possa essere macchinoso dover per forza accendere il computer direttamente dal pulsante di accensione del case, perché se fossimo seduti ad esempio sul divano e volessimo guardarci un film, mentre con la Western Digital TV Live potremmo comodamente premere un pulsante dal telecomando, qui appunto dovremmo andare fisicamente verso il computer per accenderlo. Comunque ci sono delle soluzioni naturalmente a questo problema, e una di queste è il Wake on LAN, oppure l'accensione tramite un input di un dispositivo USB. E naturalmente queste funzioni devono essere implementate per forza sulla scheda madre, e non avendole non possiamo mostrarle fisicamente. Comunque sul nostro sito abbiamo già scritto degli articoli su questo argomento, che potete trovarli con facilità. Vi basterà andare nella barra di ricerca del nostro blog e scrivere accendere un computer a distanza, dare invio e aspettare che il nostro server, che a volte è lento a volte è veloce, vi restituisca il risultato. Comunque i due articoli che vi interessano sono appunto questo, adesso cerco di zoomare, accendere un computer a distanza e controllare in remoto dall'accensione allo spegnimento un PC. Naturalmente vi metteremo anche i link nella descrizione del filmato, così potrete leggerli. E appunto uno riguarda l'accensione tramite USB, l'altro è più generale e si concentra soprattutto sul Wake on LAN, che è appunto un'accensione tramite rete locale e tramite un collegamento internet di due dispositivi collegati alla stessa rete.
Benissimo, anche con questa parte conclusiva abbiamo finito. Speriamo che la serie nel complesso vi possa aver aiutato, vi possa aver interessato, e nel frattempo non possiamo fare altro che augurarvi un saluto. Ci rivediamo alla prossima e un saluto da Valerio.